Buongiorno a tutti, oggi vi parlo del piezo Schelle-Reusser da chitarra acustica da inserire dentro. Sono due microfoni, come potete vedere nelle figure. Intanto parliamo del montaggio velocemente, due dritte. Allora, intanto dovete fare un foro qui per infilare il jack che poi viene avvitato, allargare il foro che già c'è, che è sicuramente più piccolo. Poi, seconda cosa, che è quella importante per cui ho iniziato a fare questo video, sono gli adesivi da mettere sopra i piezzi per incollarlo al corpo della chitarra. Allora, intanto la posizione, non vi fate tanti problemi, tanto quando poi andate a vedere che più o meno tutti ne mettono uno qui in zona ponte e uno un po' più largo a seconda dei gusti, però vedrete che dentro ci sono talmente tante stecche di rinforzo che la posizione intorno a qui sarà abbastanza forzata. Ad esempio, io l'ho messo in questa zona qui dove non c'è le stecche che facevano tipo un raggio così, e l'altro l'ho messo un po' più largo perché fondamentalmente li ho montati per usare diciamo anche la chitarra come percussioni. Ora, gli adesivini dei pick-up, voi non vi preoccupate, prendete gli adesivi, li staccate dal foglietto bianco, li incollate sopra il pick-up, poi montate il tutto, cioè rimontate il jack, lo avvitate. Quando siete sicuri che è tutto a posto, siate pronti per attaccarla alla chitarra, levate la pellicola e vedrete che ci rimane uno strato di colla gel, diciamo, e appena l'avete tolta andate, magari prima scegliete e decidete dove incollarli di preciso, andate lì, premete abbastanza forte e lì rimarranno. Quindi per il montaggio penso sia tutto. Ora io qui ho montato anche il tappo, ma perché fondamentalmente ci faccio anche, uso anche distorsori, roba così sopra, e quindi non volevo andasse in risonanza. Beh, ora ascoltiamo qualcosa, andiamo. Allora, ora vi farò sentire un po' le percussioni. Appena ora sto con il microfono, quello che sentirete è tutto quello che esce da qui. E chiaramente non sono un percussore, quindi prendete quello che viene, proprio per farvi sentire l'effetto che fa con la chitarra, e poi partirò con qualche pezzettino, tanto per farvi sentire come suonano anche le corde. Via, chiudiamo il microfono.
Allora, ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè, ora io qui considerate che c'ho solo un riverbero, appena appena un filo di riverbero e un pochino di compressore per far uscire un suono un pochino più alto per non alzare tutta la manetta la scheda audio per registrarlo. Quindi volume abbastanza. Comunque un compressorino che gli dà un po' un boosterino, qualcosa che gli dà un po' di petto, diciamo, però avete sentito, cioè ci ho fatto di tutto, suono bellissimo, che vi devo dire, una bomba, bisogna solo imparare a, che anche questo, secondo me ci sono delle posizioni, uno deve studiare un po' le posizioni, secondo me ora sono un po' chiuso, infatti ho equalizzato un gocciolino con gli altri, ho dato, ma secondo me questo piezo qui che se lo metto, se viene messo più vicino a un angolo vivo, viene un po' più secco rispetto a dove l'ho messo io, però sentite, a me mi piaceva un po' questo suono di batteria. Bene, comunque un super acquisto, alla prossima, e spero di avervi dato una mano nella scelta. Ciao a tutti!